Allora, ci troviamo con Fabrizio Belloni, che rilascia articoli per il sito Ereticamente, e oggi gli vogliamo fare alcune domande, soprattutto sulla democrazia. Buongiorno Prima cosa, buongiorno. a lei. C'è una frase nell'articolo che ho letto qualche giorno fa, per l'esattezza lunedì 9 settembre, in cui fa saltare insomma sulla sedia. Allora bisogna capire perché si arriva a un assunto di questo tipo. La frase è: la democrazia come il male assoluto. Perché è arrivato a dire una frase così dura, se vogliamo? Perché per me è una constatazione. Non credo alle belle parole messe e appiccicate obbligatoriamente a dei concetti. La democrazia è nata con Pericle e ha vissuto l'epoca d'oro esattamente nell'agorà, nella piazza di Atene, quando i maschi liberi potevano votare su qualsiasi tipo di scelta che il popolo era tenuto a prendere. Però c'era un piccolo problema, questo andava bene finché la piazza poteva contenere tutti i votanti. Nel momento in cui questo non è stato più possibile, si sono dovuti inventare la boulé. La boulé, che come lei sa, era un organismo estratto a sorte di 500 persone che rappresentavano le 10, 50 ciascuno, le 10 tribù, le 10 clan di Atene. Scusi, quindi giusto per capire, intanto votavano solo gli uomini e quindi non le donne, Sì, giusto? votavano, in Grecia votavano solo gli uomini, sì, in Non Atene. solo, no, io ricapitolo, Sì. giusto per capire, non solo, ma questa votazione aveva un limite, se vogliamo, fisico, cioè quante ne entravano nella piazza. No, finché la piazza, l'agorà, L'agorà si poté riempiva. tenere, raggruppare gli aventi diritto al voto, andò bene. Si poteva espletare la funzione della democrazia. Nel momento in cui la piazza non fu più sufficiente per l'ingrandirsi della città, si dovette utilizzare il sistema della rappresentanza e finì la democrazia. Ecco, se ci spiega Nota meglio questo bene che la passaggio. parola democrazia, Sì. non voglio far sfoggio di erudizione, ma deriva da demos, che vuol dire popolo, e kras, kratos, che vuol dire forza, la quale a sua volta deriva per inversione dalla radice indoeuropea akr, che vuol dire cima, acropoli. E da lì deriva la parola democrazia, la forza del popolo. Quando si dovette usare il marchingegno, l'artificio della rappresentazione, cioè una parte doveva rappresentare tutto il resto della popolazione, la democrazia finì. Se ne ebbe la dimostrazione in Atene e se ne ebbe la dimostrazione soprattutto quando questa fu rinvigorita dall'illuminismo con la rivoluzione francese, che rimise in pratica la democrazia così intesa, la democrazia parlamentare, dove alcune persone rappresentavano tutte le altre. Ma questo questo sistema si presta a tutta una serie di giochi, giochetti più o meno laidi, più o meno sporchi, di ricatti, di accordi di commercio. Qui in Italia si usa il mercato delle vacche come assioma, come parola, che rende di fatto la democrazia una foglia di fico messa sugli interessi di coloro che detengono il potere. Veda, oggi la si potrebbe ancora utilizzare la democrazia, e la si utilizza se vogliamo, in qualche paesino della Svizzera, dove la popolazione si riunisce, o nel New England, nei piccoli cittadini della costa orientale degli Stati Uniti, ma proprio perché è esiguo il numero dei Scusi rappresentanti. se Allora, tanto la interrompo, ma è la giusto prego. per. Allora, mi pare di capire che mi sta dicendo che quel modello di democrazia, quindi del governo del popolo, della forza del popolo, ha un limite proprio fisico, cioè se ci Sì. sono comunità piccole può funzionare, oltre del quale cosa succede? Oltre al quale succede quel che il mercato delle vacche succede. In Italia, come sempre, ne abbiamo avuto una rappresentazione Ma io vorrei rappresentata. che lei, se posso, se possiamo,
quotidiano. Certo. Entriamo anche sotto qualche profilo forse antropologico, cioè cosa succede? Che meccanismo succede? La comunità piccola si autocontrolla La mentre comunità piccola si conosce, si controlla e sanno gli interessi dell'uno piuttosto l'uno che dell'altro, dell'altro, mentre mentre una quell'altro comunità entra la grossa sfugge, corruzione, la compra, il entrano tutta una serie di giochi, disastro. di giochetti che impediscono, che non rende più funzionale e operativa la democrazia. Ne vuole un esempio storico lampante. Ci sono due realtà che conosciamo bene nel nostro squinternato stivale, che sono Venezia e Roma soprattutto, che durarono pochino, perché Venezia durò quasi 1.000 anni e Roma quasi 12 secoli. Nessuna delle due nella loro storia può essere definita democratica, anzi erano squisitamente meritocratiche, che però non vuol dire togliere la libertà. Venezia accolse tutta una serie di personaggi che erano esuli, dovettero scappare dalle loro terre, e che a Venezia trovarono il modo di espletare, di parlare, e furono due sconosciuti come Dante Alighieri e Galileo Galilei. E a Venezia, nella non democratica ma meritocratica Venezia, poterono svolgere la loro attività, parlare e vivere secondo quello che pensavano. In seguito, ripeto, soprattutto negli ultimi 220 anni, la democrazia ci ha fatto assistere, la cosiddetta democrazia parlamentare, che io chiamo definire il male assoluto, ci ha fatto assistere a delle cose ignobili, orrende, guerre mondiali, imposizione della cosiddetta democrazia sulla punta delle baionette, massacri, distruzione di popoli, di culture. La democrazia è, le ripeto, amo dire, la foglia di fico degli interessi di poteri forti che manipolano attraverso la cultura, i mezzi di informazione, i ricatti economici e finanziari, i desideri del popoli secondo i loro interessi. Perché? Perché no, ma è stato chiarissimo, anche troppo. Direi, dico, perché oggi invece c'è una specie di rilancio, faccio riferimento per esempio al movimento di Grillo, in cui si vuole sostenere che con i mezzi moderni, per esempio internet, si riesca ad esercitare una nuova tipo di democrazia chiamata democrazia diretta, che dovrebbe eliminare i difetti della democrazia rappresentativa. Lei che ne pensa? Io lo considero il canto del cigno, l'ultimo disperato tentativo di salvaguardare un sistema che ha dimostrato di aver fallito. E anche qui abbiamo due grossi aspetti, che poi sono le due facce della stessa moneta svalutata. Kant, Hegel ha tirato a destra e a sinistra, a destra ha provocato il liberal capitalismo, a sinistra ha generato il social comunismo. Sono due fratelli gemelli. Il socialcomunismo è morto e ha chiuso baracche e burattini anche per bancarotta fraudolenta e ripugnante, non solo per quello, ma anche per quello. Il liberal capitalismo è durato 25-30 anni di più, perché di qua c'era la pancia piena e non la fame come c'era di là, ma sta dimostrando che sta morendo, e anzi, secondo me, è un morto che cammina. Ma lei non pensa che a monte di queste due correnti ci siano gli stessi propugnatori, gli stessi ideatori? E se, come se fosse... Probabilmente l'idea del complottismo mondiale, mondialismo, gli illuminati o il Leibniz, gli interessi giudaici possono aver giocato e giocano dei grossi ruoli in questo fatto, ma la storia è una persona seria. Non è, No, la sa la perché le dico questo? prego. Perché sempre leggendo il suo articolo, no? Sì. Lei fa risalire la democrazia parlamentare nel mondo anglosassone, no? Ed è E nata da lì. dopo praticamente, e anche diciamo dopo la rivoluzione americana Prima americana, poi e francese. francese. Ora, togliamo così, giusto per tenerci buoni, togliamo un attimino la rivoluzione francese e passiamola per genuina. Ma
La rivoluzione americana, senza meno, fu, come Una possiamo rivoluzione dire? massonica, assolutamente di origine massonica. Basta, vedo che lei mi coglie subito, perfetto, quello che voglio dire. Beh, sa, Pike la conosciamo, sappiamo chi è. Ecco, Va detto, guardi, e la rivoluzione, allora perdonate. possiamo dire che questa democrazia in senso lato è figlia della massoneria? La massoneria, che a sua volta non è, è soltanto uno strumento, è uno dei, diciamo, delle levatrici di questa democrazia qui, che la democrazia è, sì, parlamentare, non è altro che una forma che viene, che è stata usata di patto sociale perché aveva la capacità di tenere tranquillo il popolo illudendolo di contare qualcosa. Solzhenitsyn disse una frase che mi è rimasta impressa: di qua da noi, Paradiso Rosso, non possiamo parlare. Come È un parli con la grande Gulag? studioso russo, Solzhenitsyn. Dice: da noi, come parli Gulag? Da voi in Occidente potete dire quel che volete, tanto non contate nulla. E aveva azzeccato in pieno la faccenda. Del resto, guardi, l'Europa vive su tre gambe, che sono il pensiero greco. Massimo Fini dice: dopo dei greci si è fatta solo confusione. È un'iperbole, ma rende l'idea. La seconda gamba è il gladio e la legge romana, i cui effetti li viviamo ancora oggi. Il terzo è la grandezza sacrale germanica, cioè lo Stato che è moderno. Tutte e tre queste civiltà erano astoriche, cioè fondate sull'oggi e non su quel maledetto domani di origine semita, dove la ricongiunzione con Yahweh, l'inferno e il paradiso, l'Eurì, rimandano al domani, la gioia e il godimento. Tradotto vuol dire: voi soffrite in questa valle di lacrime, che a gestire il potere ci pensiamo noi che ci sacrifichiamo. L'Europa non è, queste sono cose aliene allo spirito europeo. Lo spirito europeo nasce con le Termopili quando abbiamo fermato il misticismo orientale e ha vinto la ragione, ha vinto l'idea. Lei non ci vede una, oltre perché lei ha fatto riferimento al diritto romano, ha fatto riferimento a tutto il pensiero ellenico e va bene. Ma lei non ci vede una spiritualità, di matrice europea? Assolutamente sì, ma non è quella che ci vogliono far credere, non sono le radici giudaico-cristiane, assolutamente, sono aliene allo spirito europeo. Lo spirito europeo è uno spirito germanico, è uno spirito romano, è uno Però spirito greco. lo spirito germanico, adesso scusi se faccio un salto sia logico che ma lo spirito germanico ultimamente non si è un po' piegato invece alle logiche di cui Bisogna, sopra? guarda, la storia va misurata a periodi lunghi. Veda, la Germania, che io, Anche per la perché lei quale. stesso, scusi, nell'articolo lei stesso scrive che a un certo punto la camerierina Francia e la Sì, Gran Bretagna dichiarano guerra al Terzo Reich. sicuramente sì. Sicuramente sì. Nel 1939, in luglio, Lord Halifax, il ministro degli esteri inglese, va da Adolfo e gli dice: beh, sai, finché tu combatti contro Stalin ci va bene, insomma, continui, basta ci stare da noi. Solo che Hitler aveva un concetto dell'Europa ben diverso. Lui voleva affidare all'Inghilterra i mari, cioè il mondo extraeuropeo, tenersi l'Europa per lui e affidare all'Italia, l'alleato italiano, il Mediterraneo e il Nord Africa, in funzione anticomunista, in funzione di fermare. Scusi la raucedine, di fermare il pericolo di Stalin, che ho avuto notizie, e poi se vuole ne possiamo parlare, aveva, dopo la decapitazione dell'Armata Rossa, stava cambiando lo Però schieramento. mi sfugge qualcosa, probabilmente io Capello. c'ho un problema di date, Sì? che Hitler prima aveva fatto un accordo con Stalin sulla spartizione della Oh sì, Polonia. per la Polonia era un accordo, come dire,
tattico, non strategico. Tant'è vero che quando poi Hitler attaccò, Stalin non si presentò all'appuntamento per sintetizzarla e banalizzarla, insomma. Non ci credette per 15 giorni. E voglio dire, poi la colpa fu data tutta a lui quando invece l'attacco doveva essere congiunto. Però vabbè, questo è un altro argomento. No, 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 quando Hitler, non, scusi, Stalin non credette all'attacco, all'operazione Barbarossa di Hitler per 15 giorni. Stalin aveva decapitato l'Armata Rossa negli anni 27, 28 e 29, la stava ricostruendo e stava modificando lo schieramento difensivo dell'Armata Rossa in offensivo. E i servizi segreti tedeschi avevano comunicato a Hitler che Stalin il 10 maggio del 1940 voleva sotterrare l'attacco e arrivare fino all'Atlantico. Il problema della Polonia non fu altro che il mezzo col quale Hitler sparigliò le carte a Stalin. Sì, Però no, il famoso attacco preventivo, chiamiamolo così, insomma. sì, diciamo così. Però no, non volevo portarlo su questo terreno, volevo tornare un attimino al discorso Alla che... democrazia? No, sì, torneremo dopo la democrazia. No, lei invece ha detto una cosa che per ignoranza mia mi ha interessato. Lei diceva che Hitler aveva un'idea diversa di Europa, voleva dare Sì. a Mussolini, vabbè, la parte dei mari. Ed è No, all'Inghilterra i mari, cioè l'impero ecco, suo. perfetto, E questa fu l'operazione che fu. ma quando andò con l'aereo lì? Esatto. Tant'è che Churchill doveva scegliere o allearsi con Hitler e dar corda a tante parti alcune parti della società inglese che vedeva di buon occhio l'affermarsi del nazionalsocialismo, o combatterlo. Siccome Churchill era un noto massone, nota bene, era della stessa loggia del maresciallo Tito, tant'è che il figlio di Churchill fu l'ufficiale di collegamento con Tito durante la guerra partigiana dei comunisti No, in Jugoslavia. anche se Stalin, insomma, gli mandò un paio di killer un paio di volte, non ci riuscì mai a farlo No, 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 fuggire. no. E no, non ci riuscì. Questo Bene. era il No, progetto che aveva Hitler. devo essere sincero, questa parte mi mancava per mia ignoranza. Io ho sempre saputo che in quel volo c'era sì, un messaggio per Churchill, ma era un messaggio di pace, non addirittura un accordo di alleanza. Non so se mi spiego. Era una cosa, attento, un conto è il messaggio di pace momentanea, non facciamoci guerra perché tutti e due abbiamo certi, i nostri popoli hanno gli stessi interessi e Hitler aveva un certo rispetto del popolo inglese, che è un popolo a cui bisogna dare atto che non molla mai, e queste sono cose che Hitler apprezzava. Ma il suo concetto strategico era proprio questo. Facciamo una specie di scudo che fa Inghilterra, Germania e Italia, fermiamo il comunismo che stava dilagando e lo scopo finale, la Germania imporrà la sua legge, gli inglesi la chiamano rules, le regole sull'Europa, l'Inghilterra avrà i mari e l'Italia avrà il Mediterraneo e il Nord Africa. Poi fece dei tanti errori anche Hitler, non rafforzò Rommel, che avrebbe potuto da sud andare a chiudere la tenaglia e trovarsi i pozzi di petrolio nel Caucaso e sarebbe stato diverso. Vabbè, insomma, questa è la storia non si fa. Però No, questa è. ma ho proprio perfettamente, anzi la ringrazio perché, ripeto, questo elemento mi sfuggiva. E certamente poi il resto della storia lo sappiamo, Certo. Churchill invece si alleò con gli americani, Le ma logge massoniche erano pesanti. Lei tenga conto di una cosa. erano o lo sono ancora? No, è Lo sono abbastanza. ancora tuttora vigenti. Lei tenga conto che scusi, nel 1934 sul Guardian di Londra, ho detto 1934, da 9 colonne, prima pagina, tutte le comunità ebraiche del mondo sono in guerra con la Germania, col Terzo Reich. Questo nel 1934. Perché? Perché Hitler sale al potere, si trova in una situazione del genere, disoccupazione al 25% con punte del 50%, non c'è nulla da mangiare, l'inflazione
è galoppante quel che costa 10 la mattina, la sera costa 12. Allora cosa fa? Prende i suoi uomini, li munisce dei dépliants, dei prodotti ad alto valore aggiunto della Germania, li manda in Sud America a fare baratto, badi bene, non Sì, esatto. soldi, baratto, quindi esclude i parassiti bancari, che Sì. sappiamo bene di chi sono in mano, e Completamente. fa venire da mangiare. Emette dei certificati garantendo i crediti degli imprenditori, degli industriali, che erano talmente visti di buon occhio dalla classe imprenditoriale tedesca che giravano come fossero denaro, e è riuscito in 4-5 anni a portare la disoccupazione al 4-5%, cioè un limite fisiologico che è quello che ciascuna nazione ricca e Mi prospera pare ha. che si chiamassero MEFO, se non ricordo male. Qualcosa di simile, sì, purtroppo non conosco il tedesco. No, no, vabbè, ne abbiamo parlato anche noi di questa cosa Sì, qui. sì. Praticamente lui facendo le trattazioni, ma infatti i motivi per cui poi Hitler cominciò a stare antipatico, oltre quelli detti dalla propaganda di cui abbiamo molti dubbi, e cominciarono tempo prima, come lei ci sta Veda, confermando. Hitler aveva il brutto vizio di prendere i suoi operai, i suoi lavoratori, e mandarli o nelle colonie estive o in crociere pagate dallo Stato. In Inghilterra impedirono ai crocieristi operai tedeschi di sbarcare perché avevano paura che gli imprenditori inglesi, che gli operai inglesi vedessero in che condizioni lavoravano quelli tedeschi, cioè molto meglio. Allora faceva paura il modello tedesco. Ma infatti è tutto quello che fa paura ancora oggi. Il nazionalsocialismo fa paura per quello. Il Fa paura perché, partenariato, il famoso partenariato, poi se vogliamo, che infatti, sta anche all'interno del concetto sociale. ne vuole un esempio proprio di un paio d'anni fa. Prego. Prende la Fiat, il signor Marchione chiude Termini Imerese, manda 2.000 operai, vuol dire 2.000 famiglie, per strada, vuol dire 2.000 per 5, facciamo, e li manda a casa e prende 2 milioni di azioni Fiat come compenso e si dividono un dividendo cospicuo agli azionisti. La Bayer tedesca, dove il sindacato, grazie alle leggi di Adolfo, siede nel consiglio di amministrazione delle aziende, Però i democratici sono gli altri, naturalmente. ha chiamato i sindacati e ha detto: sentite, io non licenzio nessuno, però i lavoratori devono sottoporsi uno screening, un esame di produttività, cosa che è stata accettata, e ovviamente ai più produttivi veniva corrisposto un premio. Oggi l'operaio tedesco è il meglio pagato che c'è al mondo. Certo. Questa è la differenza, e questo dobbiamo ancora risalire. Le manderò un articolo che ho scritto, Il Principe Brutto, in cui parlo della storia di Hitler. E dico delle cose che sono politicamente scorrettissime, perché non si possono dire, non si devono dire. Io ho avuto una fortuna, che ho avuto il professor Miglio all'università, e ci ha insegnato, mi ricordo ancora una frase che ci disse, tante cose che ci ha insegnato, in un discorso scientifico che faceva lui, e non mi permetto di dire che lo faccio io, bisogna togliere gli aggettivi di valore, è bello, è brutto, è buono, è cattivo, è giusto, è sbagliato, ma vedere solo i fatti. Bene, i fatti sono andato a vedere perché dico questi sono solo cattivi e gli altri sono tutti così buoni, quando poi la realtà non è così. E ho scoperto tante cose che non ci vengono dette, che la storia non è quella che ci hanno raccontato e che è diversa, soprattutto le motivazioni e i fini. Signor Turisi, la storia, le ripeto, è una persona seria Posso? No, ed no, è. no, no, lei guarda, starei ad ascoltarla ore. Posso farle una domanda visto che lei ha. Non esistono domande indiscrete, esistono solo risposte cretine. No, adesso. Miglio, insomma, la Lega aveva un padre ideologico di così alta caratura. Io ancora mi Sì? ricordo il discorso, proprio un discorso che lui fece contro i parassiti, no? Ma. Perché poi, insomma, È non c'è molto stato semplice. nessun figlio che, È molto semplice come si dice, perché Woody nessun Allen. figlio che abbia onorato così tanto padre.
Perché due gallini in un pollaio non ci sono. Quando dalla base della Lega cominciarono a venire le richieste di presenza alle feste della Lega e le richieste per Miglio superarono quelle delle richieste per Bossi, che era ancora il capo carismatico, Bossi, come tutti coloro che hanno il partito personale, non lo sopportò e ruppe con Miglio, tant'è che mise Speroni, che è brava persona, mangia di tutto, non sporca per terra, a ministro degli affari costituzionali, quando aveva forse il più grande costituzionalista europeo, e non a detta mia, ma detta anche di pane bianco di altri, cioè pane bianco sappiamo che è di sinistra, però il genio di Miglio come costituzionalista era riconosciuto in tutta Europa, ma Bossi cominciò a averne gelosia e allora gli tolse dai piedi. Tornando alla democrazia, Sì. lei ci ha È fatto finita, è morta, grazie a Dio, è sepolta. due esempi storici in cui c'era molta più civiltà in due società, quella veneziana e quella romana, in cui c'era libertà, rispetto invece a queste democrazie che oggi si spacciano per tali, ma lasciano una scia di sangue dietro di loro, senza fare riferimenti. Ma solo nomi, l'America e chi li segue. Allora, Assolutamente sì. oggi, che alternativa abbiamo Ecco, come questa è una bella domanda. E modello io, politico? Cosa, ecco, allora, visto che, no, scusi, finisco perché. finisco, sì. No, ma la domanda già è questa, però, visto che la gente è così drogata dalla testa fino ai piedi, dall'ultimo capello all'ultimo unghio del pollice del piede, di democrazia e guai a chi gliela tocca, se no tu passi per dittatore. Quale modello si può proporre Beh, veda, che non sconvolga così tanto questa. torniamo a quello che ho detto prima. Il Prego. socialcomunismo è morto, il liberal capitalismo è morto, non lo sa ancora, pensa di essere vivo, soprattutto gli americani tentano di stiracchiare la loro novella storica in un romanzo, ma non ce la fanno, è morto. Qual è l'alternativa? Allora, non è pensabile l'ancien régime con un sovrano che difende o dovrebbe difendere il popolo dall'avidità dei nobili, non è più proponibile. Rimangono due altre alternative, o il fascismo o il nazionalsocialismo. Il fascismo non può essere incarnato oggi perché ha le stesse caratteristiche dello Stato moderno. Si ricorda Mussolini, tutto nello Stato, nulla contro lo Stato, nulla al di fuori dello Stato. Lo Stato moderno ha finito la sua funzione storica perché è troppo piccolo e troppo grande. È troppo piccolo perché se Turrisi e Belloni vogliono fare una ditta, un'azienda che produca magliette o cuscinetti a sfera, dobbiamo avere quantomeno un'economia, per raggiungere certe dimensioni, subcontinentale se non continentale. E non dà più le risposte, non dà le dimensioni sufficienti ed è contemporaneamente troppo grande. Lei prenda due porti, che ne so, Trieste e Genova, che mandano la stessa domanda a Roma. A parte il fatto che la risposta arriva dopo un anno, però hanno bisogno di due risposte differenti. Genova ha un retroterra che non può essere incrementato se non del 5%, ma proprio tirando, tirando, come traffico Per questioni ferroviario. geografiche, montagne, eccetera, eccetera. Linee complete, mentre Trieste dietro è vuota, non ci sono, non ce la fa. Quindi ci vogliono delle autorità che diano, con i tempi moderni che abbiamo oggi, diano delle risposte immediate. Quindi lo Stato moderno, lo Stato inteso come Francia, Spagna, Germania, Russia, Inghilterra, Afghanistan, non ha più le dimensioni che danno delle risposte. Ci vuole Allora, qualcos'altro. scusi, tutto Quindi il prego, fascismo, non ho finito, prego. il fascismo che incarnava Mussolini si caricò sulle spalle sue, perché non aveva vicino molta gente, della fatica improba di far coincidere Stato e nazione, lo Stato moderno non ha più le dimensioni, allora ci vuole qualcos'altro. Non c'è l'ancien régime, non c'è il fascismo, rimane il nazionalsocialismo. È l'unica risposta che oggi c'è sul mercato. Non sarà questa generazione, sarà la prossima, sarà l'unione in Europa fra Berlino e Mosca, che hanno capito che spaccarsi le corna uno contro l'altro è stupido e hanno fatto una santa alleanza che sta su queste basi,
Mosca ha detto a Berlino: io ti do materie prime ed energia perché Putin è quello che ha quelle vere. E voi tedeschi ci date quello Tecnologia. nel quale siete anni luce avanti tutti gli altri, che non è mancato da Pietro Grande in Grande in poi, cioè la struttura statale, le infrastrutture statali. Questo è l'incubo degli americani, dei nordamericani, tant'è che sono andati a bombardare in Kosovo per Però destabilizzare la Serbia. questa cosa qui in parte mi torna, in parte no, perché la Merkel, per note sue origini, non dico altro, Ebrei, sì, cioè, è un ha delle po'. origini ebraiche. Lei mi coglie sempre. Perfetto. Dicevo, per suoi legami, è spesso prona ai voleri della stessa parte americana. Quindi. Non si fanno le cose schiacciando. La storia non è un frullatore in cui lei imposta quello che vuole, schiaccia un bottone e parte. Lo si fa pian Cioè, sta piano, giocando però. con due carte, mi sta dicendo. Insomma, si fa le cose in una certa maniera. L'ultimo esempio è sulla Siria. La Germania ha detto col tubo che è andata a bombardare. L'ultimo fu Bush, Questo quando venne a perché cercare. c'è Putin che ha una base a Taurus. Sì, ma non è solo la base al Taurus, è che ne tiene un po' tutti le tasche degli americani. Quando Bush, il premio brodo di volpe, pane aquila, venne in Europa a cercare mercenari per le sue guerre coloniali in Africa, gli unici che gli dissero sì, va bene, fu la casa madre, cioè l'Inghilterra, E la Francia. e Berlusconi, che aveva, no, No, la Francia. Berlusconi che aveva bisogno di protezione. Già Zapatero, la Francia, la Germania gli hanno detto picche. Cioè, c'è lentamente un risveglio che lo si vede nei movimentini che stanno nascendo dall'Ungheria, la Danimarca, la Grecia stessa, eccetera, dei movimenti che stanno riscoprendo la propria identità, che però non è più confinata solo alla mia nazione contro le altre, ma la mia nazione nell'Europa, che è diverso, e A questo è tal l'incubo proposito, nordamericano. lei come vede, perché prima abbiamo detto, no, ritorniamo un po' indietro al concetto di democrazia, lei mi diceva che può funzionare quando è limitata a piccoli gruppi, no? Abbiamo un ordine di grandezza, 1.000, 10.000 persone, 1.000 Quelli che riescono a riunirsi in un posto e decidere. persone. Quindi proprio si devono poter parlare ed Qualche ascoltare. centinaio, migliaio, ma non di più. Non a caso le ho citati i paesi della Svizzera, di pochi abitanti, quei paesini, quelle piccole cittadine del New England americano, dove sono poche centinaia, dove Quindi io so gli interessi di Turrisi, Turrisi sai gli interessi di Belloni. Quindi dici: no, caro Belloni, tu dici così perché tu in effetti vuoi queste altre cose che ti servirebbero. Allora vengono fuori le cose vere, ma nel momento in cui Turrisi e Belloni demandano al signor Mario Rossi o Giovanni Bianchi la loro rappresentatività, Bianchi e Rossi, quando sono là dove si decide, giocano per i loro interessi, non per quelli di Turrisi e di Belloni. ora, no, non sono chiarissimo, chiarissimo. Io dico questo. Abbiamo una macchina europea che è una camicia di forza. Io proprio 2 giorni fa ho È scritto uno schifo. che l'Europa è una camicia di forza. Ci ha voluto imbrigliare nazioni che sono già di per sé, vedi l'Italia, un crogiuolo di una marea di culture, di diversi tipi di economie, anche lingue proprio, no? Se lei prende Sicuro. il siciliano col veneto, neanche si capiscono, insomma, o il sardo col pugliese. Può esserci una soluzione, io la sintetizzo in comunità autonome e sovrane, no? Nel senso, piccole regioni che però puntano sul principio di autarchia, visto che abbiamo citato il ventennio. Può funzionare una cosa di questo tipo? Ma dovrà funzionare, mi spiego meglio. Se il Piemonte volesse gravitare economicamente, come già in parte fa con la Provenza e in parte con la Catalogna, non c'è né Roma né Parigi né Madrid che possano sognarsi di mandare i carri armati, ma bisogna avere un'Europa di popoli, un'Europa che abbia primo il concetto di Europa. Secondo, quindi l'Inghilterra non c'entra, perché noi siamo Europa, l'Inghilterra fa parte dell'Occidente. L'Occidente è fatto da Inghilterra, Stati Uniti, Canada e Israele, tanto per capirci.
Mentre, ecco, mentre l'Europa è un'altra cosa. Io da buon milanese mi sento molto più vicino alla Baviera e all'Austria di quello che mi sento con la Sicilia, che amo profondamente, che rispetto, che mi piace. Lei prima ha detto l'Italia. L'Italia è il meridione, è una nazione, perché è 800 anni che è stato unito. Regno Al borbonico. nord, siamo figli ed eredi dei comuni e delle signorie, spesso l'un contro l'altro armate. Tradotto vuol dire giù. In meridione sono una nazione, al nord lo Stato più si leva dai piedi, più siamo contenti. Tutto questo non vuol dire che non dobbiamo sentirci, che cominciamo a sentirci sempre più appartenenti a un'entità superiore che è europea, che cioè i figli delle Termopili ancora. Non si fa da un giorno all'altro, ci va un processo lento di acculturamento, ma o ci si mette in giro a un tavolo, Turrisi, e si discutono di queste cose, altrimenti la storia lo fa da sola e la storia di solito è spiccia e brutale. Quando parte, né si deve pensare che il popolo italiano sia quel solito pecorone, eccetera. Le braccia sotto la cenere covono, sopra la cenere fredda, ma quando poi si incendia non c'è forza nel cielo e nella terra che possa fermare un popolo che si incazza. Diciamo che Chiedo c'ha. scusa. No. Quando ci vuole, si dice dalle mie parti. Eh sì. Diciamo che c'è una specie di periodo di steresi, no? Un po'. Cioè, prima che parta questa rivoluzione. Però lei mi sta dando per carità, la storia è seria, me l'ha ripetuto più di una volta e l'ho capito. È pur vero che però la storia i conti li fa sempre dopo 10-15 anni, mai Ah, così per. sì. Mai subito. Abbiamo in discussione la democrazia, abbiamo in parte in discussione anche la tenuta italiana, ma allora oggi come oggi, nel 2013, a noi italiani a cosa ci possiamo aggrappare? Perché anche le Questa è una istituzioni bella domanda. Per hanno me le perso risposte sono significato. due. Prego. Ci sono solo due entità in Italia serie, gli alpini e i carabinieri. Mi spiego meglio. Purtroppo i nostri generali spesso hanno la mentalità dell'usciere e non. In più abbiamo molti reggimenti di elite che sono all'estero. Volutamente forse. Di sicuro coloro che detengono il potere queste cose le sanno meglio di Turrisi, le sanno meglio di Belloni, di sicuro. Però, ripeto, la corda l'hanno tirata. La riprova è che oggi non c'è più né destra né sinistra, sono collocazioni geografiche di due bande bassotti che cercano di arraffare il più possibile, ma I non c'è un luoghi, progetto, non non c'è sono più nulla. No, neanche le luoghi mentali ormai. non c'è niente. In Italia in questo momento non c'è nulla. Ora, finché la gente riesce a mettere insieme il pranzo con la cena va bene, ma siccome stiamo cominciando ad avere difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, succederà qualche cosa, e neanche tra molto tempo, perché si ricordi che tutte le rivoluzioni hanno come causa occasionale l'eccessiva oppressione fiscale. A un certo punto, ma sono cause occasionali, cioè il pretesto che un popolo prende quando non ne può più di una certa situazione, e poi qualche verrà, verrà. Io Ho capito. ci spero tanto perché lasciamo ai nostri figli un mondo del quale io personalmente mi vergogno. Ma lei il cambiamento delle cose lo vede solo per via rivoluzionaria o c'è una soluzione, o ci potrebbe essere una soluzione pacifica? Non può esserci una soluzione pacifica perché chi detiene il potere non ha né la voglia, né la forza morale, né l'interesse, neanche l'intelligenza per capire che deve cambiare e non possono rinunciare. Lei pensa che la casta nel senso più ampio, cioè non soltanto i 1050 Sì, ma parassiti, ma anche tutto l'aiutantato, cioè i funzionari, i gran commis, i grandi imprenditori che di solito sono imprenditori con i soldi dello Stato e non con i soldi propri, eccetera, vogliono cambiare questo stato di cose? No, quelli non vogliono cambiare, quelli sta bene così. Sono i 60 milioni di persone in Italia che invece cominciano a non star bene
sempre più gente dice, ah, scusi, uso una frase in lingua istromeneta, mi ci apparire lo sciopo, io prenderei il fucile. Ho capito. Mio padre non si sarebbe mai sognato di dire una frase del genere, rispettava lo Stato e si sentiva parte dello Stato. Ma questo è Proprio. il neoliberismo che è una teoria economica fatta da loro signori, che diciamo poi il più grande è stato Friedman, no? Che ha portato all'idea di snellire lo Stato nella maniera più possibile, cioè tutto doveva essere fatto dal privato e il mercato si autoregolava. Diciamo che questo per buona parte alle città, a tutto il nord, vi starebbe anche bene uno Stato snello, no? Però uno Stato ci vuole, deve Allora, essere guardi, c'è presente il e deve liberal essere capitale. anche serio. In questo squinternato stivale è un po' difficile, ha ragione mille volte lei. Il liberal capitalismo dice che il pubblico e il privato possono acquisire beni e servizi. Il pubblico va per il pubblico, prende i treni, la sanità, eccetera, il privato può farne quello che vuole. Il social comunismo dice no, i mezzi di produzione devono essere governati dal pubblico, è tollerato che il privato abbia dei beni e dei servizi, ma è tollerato appunto dal pubblico. Invece sta nascendo una nuova teoria che dice pubblico e privato possono entrambi avere beni, acquisire beni e servizi. Il pubblico va per il pubblico come sempre. Il privato può goderne, fare quello che vuole, purché siano in sintonia con gli interessi della comunità nella quale vive. È in sintonia con l'eticità della società, cioè dello Stato nel quale vive. E questa lo dissi in televisione una volta, e c'era il professor Spano, che era di sinistra, è di sinistra ed è insegna psicologia all'Università di Venezia, che mi disse: sì, Belloni ha ragione, giusto, è quello che si va affermando oggi in Europa. Durante la pausa gli ho detto: professore, non lo dica più, perché questa qui era la base del nazionalsocialismo. Era l'idea dello Stato nazionalsocialista. Ma purtroppo c'è una certa parte politica, anzi direi quasi tutta, compreso Grillo, che non vuole fare i conti con questa verità. Non la vuole fare, non vuole Ma fare i conti. Grillo serve perché Grillo fungerà da tagliatore di teste e aprirà la strada al cambiamento. Non sarà lui certo quello che lo farà perché. Tutto sommato lui vuole, si illude di poter migliorare questo Stato, di mantenere questa Costituzione. L'ultima. Questo Stato non può essere mantenuto né migliorato, questo Stato va sostituito. Io che sono un maligno dico questo Stato va abbattuto. L'ultima domanda. La prego. Sa che il Movimento 5 Stelle si sta battendo per non far modificare l'articolo 138, Cioè dimezzare i tempi. che è quello che prevede che per modificare la Costituzione stessa ci sia una certa maggioranza, passaggi parlamentari, eccetera, eccetera. Ma no, ma non è questa la domanda. Voglio dire, lei tutta la Costituzione, no, così la risposta un po' generale. Tutta questa Costituzione la vede vecchia, la vede sorpassata, la vede che è stata fatta male già con un certo È stampo. inutile, è finita, è morta, perché risponde a logiche che sono un compromesso fra le forze diciamo di sinistra di allora e le forze di destra di allora. Tenga conto che in quel momento in Italia comandavano tre stati esteri, gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica e la Città del Vaticano. Questa Costituzione è nata dagli interessi di questi tre stati esteri. Non risponde agli interessi del popolo italiano, ritorniamo al punto che abbiamo visto prima. Però Una parte. deve ammettere, mi scusi, deve Sì. ammettere che ancora, nonostante l'hanno massacrata, per esempio il cambio dell'articolo 117, per dirne una, no? Che è quello che permette a leggi internazionali e anche regolamenti di invadere la nostra legislazione, deve ammettere che un certo alone sbiadito di nazionalsocialismo c'è ancora all'interno di questa Costituzione. No, di nazionalsocialismo escludo, assolutamente no.
Questo Però tipo di quando pensiero. parla della funzione sociale dell'impresa, quando parla del lavoratore che Veda, deve non avere c'è stata. comunque un stipendio, deve essere garantita comunque, non ci vede Ci sono tantissimi articoli che non sono mai stati applicati, sono stati disattesi. E mentre sulla carta hanno scritto certe cose, di fatto non le hanno fatte per altre cose. Ora, questa Costituzione è una Costituzione, virgolette, democratica, è una Costituzione che risponde agli interessi di una potenza che ha 113 basi militari e che ci tiene occupati. Sa, lei a Roma sta tranquillo, ma io qui ho a 50 chilometri 50 bombe atomiche degli americani. A Cerro Torri ce ne sono dunque 68, perché ne hanno portate via 28, ce ne erano 40 e ne hanno portate via 28 dalla Grecia perché non era più affidabile. Cioè noi siamo occupati, quindi abbiamo una Costituzione che risponde già da loro, già dalla sua nascita, a criteri. Se avessero voluto fare una Costituzione, come dice lei, rivolta al sociale, al nazionalsocialismo, avrebbero dovuto innanzitutto dare veste giuridiche ai sindacati, avrebbero dovuto mettere la compartecipazione dell'ultimo vice addetto in prova, uscire agli Certo. studenti dell'azienda, come in Germania. Cioè, l'ultimo magazziniere, dico ultimo nel senso del gradino più basso della categoria sindacale, ha il diritto di andare a vedere i libri contabili della società, che è diverso. C'è un concetto di patto sociale che è quello che vado ululando da 20 anni: o ci mettiamo in giro un tavolo e cambiamo questo sistema di cose, o se no lo fa la storia, perché a un certo punto la gente si arrabbia, e poi quando si arrabbia si sa come si comincia, non si sa come si finisce. Da tutto questo discorso che lei mi ha fatto, Sì? io quasi quasi che tiro una conclusione, cioè che uno Stato, se è democratico, non può essere sovrano. Oggi come oggi no, perché viene demanda a gruppi di potere che sono al di fuori e spesso contro gli interessi dello Stato la capacità decisionale. Non a caso, appena vengono messi in posti di potere, Berlusconi e Fini sono corsi a Tel Aviv, dove Fini disse che il fascismo è il male assoluto. Non a caso si trovano subito col rabbino di Roma. Cioè, ci sono degli interessi che a noi italiani non riguardano, e che pure comandano. Io, tra le tante cose che ho detto, vogliamo migliorare subito le cose? Cacciamo fuori dall'Italia e dall'Europa la Goldman Sachs, tanto per capirci. No, chiarissimo. Ecco. Chiarissimo. Senta, io non so come ringraziarla, è stata una chiacchierata piacevolissima. Le manderò un po' delle mie cattiverie che mi scappano scritte nei momenti di debolezza. No, ma se vuole le possiamo anche pubblicare pure sul nostro blog, Guardi, non ho mai non rinnegato quello che ho scritto, quando le mando lei può farne quello che so se. crede. Perfetto. Niente, io spero, se lei vuole naturalmente, di risentirci presto anche su altri argomenti, perché Sarà un non so. piacere, signor Turisi. Ok, allora non mi rimane che salutarla e ringraziarla, va La bene? ringrazio e le auguro il buon lavoro a lei e a tutti coloro che l'ascoltano e la leggono. Grazie, salve. Arrivederla.